Lavori al Lido parte la seconda parte. Dopo la non facile posa della condotta che porterà le acque reflue nel porto canale, che ha comportato la chiusura per alcuni giorni di via Spontini per effettuare scavo e posa della pesante tubazione, tra l'altro visibile nel tratto sopra il sottopasso, dopo che ci si era resi conto che il terreno sottostante non consentiva di effettuare l'indolore operazione di spingitubo dopo una trivellazione sotto la strada, cosa che però ahimè ha ritardato di qualche giorno l'ultimazione delle operazioni e le inevitabili difficoltà nel trasferirsi dal Lido alla Sassonia. Così il cantiere ora sta affrontando una nuova fase, proprio quella che riguarda il piazzale Amendola, dove verrà interrata presto la grande vasca che raccoglierà le acque piovane ed eviterà quindi l'allagamento del sottopasso e dello stesso piazzale. Area delimitata e cantiere avviato quindi nei giusti tempi, con la speranza che con l'arrivo della bella stagione il tutto sia ultimato. I lavori dureranno un po' di tempo, insomma più di un mese, sicuramente un mese e mezzo. Abbiamo avuto un po' di ritardi col fatto che abbiamo provato a fare una trivellazione orizzontale controllata, ma abbiamo trovato terreno poroso, però diciamo tutto sommato i disagi, per quanto comunque ci sono stati contenuti e siamo contenti che adesso si possa tornare a circolare liberamente, a parcheggiare al Lido come prima, anche se abbiamo chiuso questo ramo di strada appunto che collega Viale Carducci con Piazzale Amendola, però diciamo tutto sommato la viabilità funziona, non ci sono problemi, i lavori stanno procedendo, la ditta è stata di parola e quindi grazie alla ditta, grazie alla pazienza degli operatori, dei residenti, dei cittadini che per varie attività della vita vengono e passano in queste zone, e adesso si va avanti perché il lavoro deve finire al più presto possibile, è già avanti, adesso serve costruire la vasca e poi alla fine metteremo le pompe. La viabilità rimarrà questa, il cantiere sarà questo fino a chiusura lavori? Si può dire di sì, sarà questo, ovviamente cercheremo di diminuire il più possibile gli spazi, però oggettivamente più stretti di così non si può stare. E tra qualche tempo, forse tra un mesetto, dovremmo tornare a fare delle attività, le asfaltature delle strade che abbiamo tra virgolette aperto per permettere la posa del tubo. Dovremmo ovviamente creare uno scatolare nel tubo HDPE che conduce anche sopra Viale Cairoli verso il porto canale le acque, e quindi alcune piccole attività che però insomma sostanzialmente le più grandi e importanti saranno confinate negli spazi attualmente in uso alla ditta.